testa prima. Io non lo so, francamente, non mi pare che il problema sia cosa ha fatto il padre di Rami. C'è un vecchio detto che dice che le colpe dei padri, ammesso che ci Certo. siano, non ricadono sui figli. A me pare che Certo. questo ragazzino, molto coraggioso, che va ringraziato come tutti quelli, a cominciare dai Cioè, per carabinieri e gli dire, altri che qualsiasi hanno cosa avesse lavorato. fatto il padre, questo ragazzino ha tirato, no? Intanto il Cioè, ragazzino, qualsiasi non cosa c'entra abbia fatto il niente, padre. no? Poi anche su cosa abbia fatto il padre, sui Sì, precedenti per penali a carità. cittadinanza, ricordo che noi siamo in un paese nel quale nessuno pensa di togliere la cittadinanza a Totò Riina, però si toglie la cittadinanza, non la si dà se uno magari ha rubato una mela, ma togliamolo di mezzo perché non è il caso di Rami. A me pare che sia molto semplice Totorina non gliel'hanno mai tolta la finché era in vita situazione. e sarebbe stato No, no, magari, ma no, no, cioè, lei capisco la quello sua che voglio dire è provocazione. che questa discussione sul rapporto tra reati, poi vediamo di che cosa parliamo, e cittadinanza, la potremmo fare anche in un altro modo, ma non è il caso di cui stiamo parlando. A me quello che colpisce molto è questo. Questo ragazzino ha detto una cosa molto naturale. Si è preoccupato non solo di se stesso, a cui peraltro tutti vogliono dargliela perché gli riconoscono il gesto di eroismo, si è preoccupato dei fratelli, degli amici, cioè si è fatto una domanda, ma io che sono nato in Italia, parlo italiano perfino dialetto, magari se sto in un posto dove si parla un dialetto, gioco con i miei amici come tutti gli altri bambini, ho le stesse paure, mi può capitare la stessa cosa che capita a loro, ma perché non devo essere cittadino italiano? Chi glielo spiega a questi ragazzini? Io penso che discutere fuori dal dibattito ideologico, dal battibecco, dall'urlo continuo, del fatto che un bambino, una bambina, chi nasce in questo Che è il paese concetto dello e Ius che Soli, no? Che cresce lei in questo paese sostiene. insieme ai nostri figli, possa essere considerato al pari dei nostri figli, un cittadino con tutti i diritti di tutti e tutte, a me pare una cosa del tutto normale, che anche in questo caso ha quasi nulla a che vedere col tema molto complesso delle migrazioni, delle politiche migratorie. Se un bambino nasce in Italia, cresce qui, studia qui, fatica qui, gioca e Diceva gioisce qui, Roma. forse dovrebbe Borgonzoni. essere No, ma italiano. Mi infatti pare però tanto è semplice. Non è quello che difficile, Borgonzoni, è il nostro semplice. Stato permette a un bambino appena 18 anni, se è nato qua, ha vissuto qua, di poter avere la cittadinanza se la vuole, perché ci sono anche casi, i bambini che arrivano a 18 anni non la vogliono.